Dopo la presentazione del libro e della relativa mostra fotografica di Paolo Genovesi su sport e disabilità, abbiamo incontrato la campionessa paraolimpica di tiro al piattello con carabina, Azzurra, che ci ha raccontato la sua vita di atleta in sedia a rotelle. Azzurra, lei è campionessa di cosa? Di quale specialità? Ho fatto tiro a segno con la carabina e ho partecipato a 3 Paralimpiadi, quella di Atene, Pechino e Londra, e i migliori risultati sono stati a Londra con un quinto posto. Com'è nata la passione per la carabina, appunto? Queste sono passioni che spesso nascono per caso, dalla possibilità attraverso la mia associazione sportiva di Faenza e di provare varie attività, e da lì l'idea di trasformarla in quella che poi è diventata un'attività agonistica vera e propria. La disabilità nella sua vita è stata mai un limite? No, ho avuto alle spalle fortunatamente una famiglia che mi ha permesso di fare tutto, di provare tutto quello che era possibile. Ancora oggi mi permette di fare questo e quindi non è stato un limite. Ci sono dei limiti, si cerca di superarli e di affrontarli. Invece gliel'hanno mai fatta vivere come un limite le persone al di fuori della sua cerchia di amici o familiari? No, ci sono contesti in cui uno si arrabbia perché magari dobbiamo ancora combattere con le barriere architettoniche, con delle situazioni che non dovrebbero più esistere perché in molti paesi tra l'altro non esistono, quindi non si capisce perché qui ancora sia ancora presente, così presente il problema. Però ci si organizza, insomma, si cerca di tirare comunque il meglio. Com'è essere un'atleta olimpionica? È un'esperienza unica, a tratti indescrivibile, non si può descrivere a parole quello che si prova stando lì. È molto affascinante, intrigante, è un bel percorso. Secondo lei in alcune discipline, come ad esempio la sua, atleti disabili e atleti normodotati dovrebbero combattere a pari per la stessa medaglia o è meglio tenerle separate? Il grande sogno sarebbe sempre quello di gareggiare tutti insieme perché l'impegno e le energie che ci si mettono sono le stesse. I regolamenti in questo spesso non ci sono amici, nel senso, però c'è comunque un modo per potersi integrare, che è quello comunque di fare gare insieme, allenamenti insieme. Poi la classifica può anche essere separata, però l'importante è che troviamo questo modo di integrazione, quindi di condividere comunque le esperienze tra atleti normodotati e non. Un'ultima domanda, lei che ha viaggiato in tutto il mondo, facendo un paragone con l'Italia, quanto siamo indietro su barriere architettoniche, disabilità, sul tema in generale e secondo lei perché? Sulle barriere architettoniche ci sarebbe tanto veramente tanto da fare. E non so perché siamo così tanto indietro. Mi chiedo perché dobbiamo ancora con i treni chiedere assistenze quando in molti paesi c'è il libero accesso. Mi chiedo perché ci siano tutte queste burocrazie che potremmo tranquillamente evitare e agevolare, quindi non lo so. Forse tante volte sono queste che fanno sentire il disabile realmente disabile. Sì, perché comunque bisogna sempre stare attenti e lottare, non è mai niente di così semplice, dai mezzi pubblici alle barriere, alle scale, alle scuole. Ci dovrebbero essere cose che ormai dovrebbero essere nel quotidiano di tutti, a prescindere. Francesca Diletta per Faenza Web TV.